Tutto ebbe inizio il 1 agosto del 2019, quando, dopo una lunga e interminabile selezione prepartenza, realizzai che esattamente quel giorno sarebbe stato l'ultimo giorno che avrei passato con i miei genitori, i miei amici e tutto ciò che avevo qui in Italia. Così arrivai a Roma, dove incontrai 93 ragazzi che, come me, si volevano mettere alla prova lasciando in Italia tutte quelle sicurezze che avevano sin dalla nascita. Conobbi così la mia seconda famiglia e improvvisamente capii che non ero la sola che stava vivendo tutte quelle emozioni e sensazioni che non si possono nemmeno esprimere a parole. Cosicché il 2 agosto noi ragazzi, guidati da un volontario di Intercultura, ci imbarcammo sul primo aereo con destinazione Francoforte. Eravamo così tanti, ma allo stesso tempo anche così uniti da tutte quelle conversazioni e pianti prepartenza, che sembrava come se ci conoscessimo davvero da una vita. Dopo lunghe ore in attesa all'aeroporto, finalmente arrivò l'avviso che ci saremmo dovuti imbarcare sull'aereo con destinazione Rio de Janeiro. Il mio cuore era a mille e capii che da quel momento avrei lasciato l'Europa per un anno intero, e ciò che la mia mente non smetteva di ripetere era: riuscirò a farcela per un anno intero? E se non imparerò la lingua, come farò a costruire delle amicizie? Però subito dopo questi pensieri scivolarono via, perché vennero sovrastati da quella che definisco la mia filosofia di vita. È inutile avere paura del futuro se non sappiamo cosa e in quale modo avverrà, lo scopriremo solo vivendo. E così fu. Una volta atterrati a Rio de Janeiro, ci salutammo tutti quanti e da quel momento iniziò la nostra vera e propria esperienza all'estero. Noi completamente soli, con solo uno zaino alle spalle e i nostri occhi che brillavano immersi nella folla dell'aeroporto in cerca della nostra famiglia ospitante. E proprio in quel giorno, il 3 agosto, ebbi il piacere di conoscere la mia famiglia brasiliana. Mi accolsero come una vera e propria figlia e loro, in quel momento, non mi considerarono come una sedicenne che aveva un passato alle spalle, ma proprio come una bambina appena nata che doveva scoprire ancora il mondo che la circondava. Il nostro incontro fu davvero strano. Mia mamma, mio papà e il mio fratello ospitante mi vennero a prendere all'aeroporto e andammo subito a pranzare. Da quel momento capii che mi trovai in un paese con una cultura completamente diversa dalla mia, a partire dal cibo che mangiai quel giorno. Era del tutto differente da ciò che ero abituata a mangiare in Italia. Così andammo a casa, la mia nuova casa, che si trovava a Caruaru, una città di 300.000 abitanti circa, situata nel nord-est del Brasile, precisamente nello stato del Pernambuco. Qui conobbi mio fratello maggiore, André, che subito mi abbracciò come se fossi sempre stata sua sorella. I giorni furono giorni di forte imbarazzo per me, in quanto era davvero difficile capire la loro lingua, il portoghese. Passai ore e ore comunicando mediante Google Traduttore o attraverso gesti pur di farmi comprendere. E proprio questa fu la mia prima crisi, perché sì, durante l'anno all'estero si passano per momenti davvero difficili, dove solo grazie a te stesso si riescono a superare. Così passai il fine settimana con la mia famiglia ospitante. Organizzarono un barbecue con moltissima gente e in così poco tempo mi sentii una persona davvero amata. Capii inoltre che non serve sapere per forza una lingua per farsi amare e volersi bene da qualcuno, ma ciò che conta è l'entusiasmo e la passione che ci si mette per farsi apprezzare dalle persone. Passato il fine settimana arrivò il giorno che da tanto tempo stavo aspettando, il mio primo giorno di scuola. Ero così emozionata che la mattina mi mise a piangere. Ansia, felicità, paura, tutto ciò era davvero difficile da trattenere dentro di me. Arrivai a scuola, aprì la porta della mia classe e i miei compagni mi organizzarono una festa di benvenuta. Cibo, bevande, musica e balli mai visti prima. La classe piena di palloncini, professori che mi offrivano da mangiare e compagni che mi insegnavano i loro balli brasiliani. È stato il giorno più bello della mia esperienza, anche perché quel giorno conobbi i miei migliori amici brasiliani, Ani, Laura, Maria, André e Gabriel. Dopo la piccola festa in classe mi fecero conoscere la struttura scolastica. Vi erano due piscine, un teatro, una mensa e un cortile davvero grande, dove tutte le mattine, prima di iniziare le lezioni, si svolgevano le preghiere e l'inno nazionale. Quella scuola divenne in così poco tempo la mia seconda casa e ogni mattina non vedevo l'ora di andarci. I professori hanno un rapporto quasi amichevole con gli alunni e quest'ultimi non provano un sentimento di terrore alla vista dei docenti. I ragazzi sono considerati tutti allo stesso livello e soprattutto non vengono definiti alunni di serie A o alunni di serie B, tanto che la classe non è mai in competizione e un compagno non ha l'obiettivo di essere migliore dell'altro.
Nel frattempo la mia capacità linguistica si sviluppava ogni giorno di più e in un solo mese riuscivo a comunicare quasi perfettamente. Anche i miei rapporti di amicizia si andavano sempre di più a consolidare, infatti divennero una colonna portante della mia esperienza. Tutte le avventure più belle le ho vissute con loro e sono davvero felice di ciò, perché saranno amicizie che mi porterò con me per il resto della mia vita. Ebbi l'opportunità di viaggiare davvero tanto. Il mio primo viaggio fu proprio a Natal, dopo 7 giorni dal mio arrivo in Brasile. È una città davvero grande, spiagge immense e posti mozzafiato. Natal è la capitale dello stato Rio Grande do Norte, al nord-est del Brasile, ed è conosciuta per le sue estese dune di sabbia. Ma il viaggio più bello che ho vissuto è stato quello a Rio de Janeiro. Ci andai con la mia famiglia ed ebbi la possibilità di conoscere ciò che davvero rappresenta il Brasile. Ho visitato le spiagge di Copacabana e di Ipanema. Sono salita in cima al Cristo Redentore, una delle 7 meraviglie del mondo. Ho avuto anche modo di vedere il panorama della città da uno dei luoghi più belli di Rio, chiamato Pão de Açúcar. Ho assistito una delle più importanti gare di samba, una danza brasiliana molto famosa. Ma durante questo viaggio ho capito soprattutto che i miei genitori ospitanti mi volevano davvero bene. Successivamente tornammo a casa e la famiglia era già pronta per trascorrere le vacanze estive, cioè da dicembre a febbraio, in una località balneare, Tamandaré, ricca di turisti e feste tutto il giorno. Il Natale e il giorno di Capodanno non furono momenti di felicità, in quanto la nostalgia dell'Italia, della mia famiglia e dei miei amici si fece sentire. Non avevo mai trascorso queste 2 festività lontano dalla mia famiglia e dai miei amici, ma la malinconia passò subito, tanto che ebbi la possibilità di viaggiare sola e andai a Recife, la capitale del Pernambuco. È una città molto grande e importantissima per il carnevale, considerato uno dei più famosi oltre a quello di Rio de Janeiro. A Recife però non andai solo quella volta, ma una volta al mese, specialmente fine settimana, li passavo lì. Nella capitale venivo ospitata da una signora che ora considero come una mamma, che viveva nelle favelas delle città. Quando racconto ai miei amici italiani della mia esperienza nelle favelas, noto nei loro occhi una tipica sensazione di terrore e angoscia, quasi di disprezzo, ma le favelas non sono altro che la vera e propria rappresentazione della cultura brasiliana. Posso dire infatti che i giorni vissuti lì sono stati più belli e significativi per me. Ho visto con i miei occhi come vive il vero cittadino brasiliano che non può permettersi un'abitazione privilegiata e soprattutto ho imparato che non bisogna assolutamente giudicare se prima non si ha la certezza di conoscere davvero qualcosa o qualcuno. I pregiudizi, i preconcetti e il parlare male di ciò che non si sanno sono solo dei difetti di chi non è interessato ad avere la mente aperta. Fare un anno all'estero, inoltre, non vuol dire solo avere a che fare con la cultura del tuo paese ospitante, ma al contrario ti si apre un mondo davanti a te mai visto sino a quel momento, in quanto hai l'occasione di conoscere persone di diversa provenienza e nazionalità con le quali hai il piacere di condividere le proprie differenze culturali. Una delle festività brasiliane più importanti è il carnevale, che ho festeggiato insieme ai miei amici. È una festa ricca di musica, balli, colori e fantasie di tutti i tipi. Molto famose durante questa festa sono le gare di samba, che solitamente si svolgono a San Paolo o a Rio de Janeiro. Sono così note che vengono trasmesse in televisione a livello nazionale. Se devo dire la verità, non mi sarei mai immaginata che quella sarebbe stata la mia ultima festa che avrei festeggiato lì con i miei amici. Ma purtroppo non tutto ciò che si programma va sempre per il verso giusto. A volte bisogna imparare ad accettare anche le delusioni. Tristezza, confusione, rabbia, ciò che ho trascorso in un anno passato nella mia testa in meno di un secondo. È così che mi sono sentita, come se mi stessero togliendo un pezzo di vita, un qualcosa che mi ero creata sola, con la mia forza e coraggio che non avevo mai dimostrato di avere sino a quel momento. Legami e rapporti creati dal nulla solo grazie a me stessa, da sola. Perché è così che ci si sente all'inizio, soli. E l'essere umano non è abituato a stare solo, quindi all'istante per sopravvivenza ci si rimbocca le maniche e ci si crea una nuova vita, con nuove persone che ti sei scelto completamente solo grazie a te e al tuo carattere. E dopo i primi mesi capisci chi sono le persone vere e quelle false, chi vuole stare davvero con te e chi invece ti sfrutta. E anche in un'altra nazione, parlando una lingua completamente diversa dalla tua, sai che puoi contare davvero su qualcuno per il resto della tua vita. Il giorno del mio rientro
pensato tutto questo, ai legami che ho creato con la famiglia e gli amici, ai posti che ho visitato e che non vedo l'ora di rivederli, ad un paese che prima lo sognavo stesa sul mio letto, in camera mia in Italia, e che adesso è diventato il mio porto sicuro. Non sai esattamente ciò che provi il giorno prima del rientro, perché una volta salita su quell'aereo, vedendo dall'alto il tuo paese ospitante che te lo lasci alle spalle, all'istante provi un miscuglio di emozioni che si scatenano dentro di te, perché piangi per la tristezza e la rabbia che è dentro, ma un attimo dopo sorridi, sorridi perché pensi a tutto ciò di positivo che ne è stato di questa esperienza e che rimarrà in te per sempre. Ciò che posso dire è che non ho né rimorsi né rimpianti, perché ho sfruttato al massimo ogni minimo momento, perché tutto ciò che si affronta durante l'anno all'estero non ricapiterà di nuovo in un'altra occasione. Tutto ciò che ho vissuto non è stato un anno della mia vita, ma è stata la mia vita in un anno.